Un cordiale saluto ai nostri telespettatori, benvenuti a questa edizione della Telegiornale 2 novembre, la giornata della commemorazione dei defunti. Visite nei cimiteri comunali di Brindisi, ma in calo, come ha affermato il comandante della polizia locale, Antonio Refice. 2 novembre, commemorazione dei defunti. Dopo le restrizioni del recente passato a causa del Covid, anche in queste giornate particolari si cerca di tornare alla normalità. Una normalità che passa dalle piccole cose, dai piccoli gesti e anche dalle visite ai propri cari nei cimiteri comunali. Nelle immagini di Dario Spagnolo, la situazione è in tarda mattinata nel cimitero di Brindisi. È evidente che l'affluenza sia calata rispetto agli anni pre-pandemia, dato confermato peraltro dal comandante della polizia locale Tonio Refice, che ha coordinato la situazione del traffico ed il servizio di controllo nei luoghi interessati. È andata abbastanza, sta andando abbastanza tranquillamente, nel senso che l'affluenza c'è, è costante, c'è stato soltanto qualche picco nella giornata di ieri e nella giornata di oggi, ma nulla di eccessivamente difficile da controllare. Rispetto agli anni passati? C'è stata meno affluenza, questo l'abbiamo notato, complessivamente probabilmente sono venute meno persone, il confronto va fatto chiaramente con 2 anni fa, perché lo scorso anno, come è noto, insomma, era molto ridotta la possibilità di poter accedere ai cimiteri come in qualsiasi altro luogo pubblico. Ora diamo uno sguardo al bollettino diffuso dalla Regione Puglia per capire qual è la situazione Covid-19 ad oggi 2 novembre. 83 nuovi casi su 14.824 test effettuati, nessuno fortunatamente deceduto a causa del Covid-17, invece il dato che riguarda la provincia di Brindisi a proposito di nuovi contagi. Attualmente le persone positive sono 3.119, di queste 141 ricoverate in ospedale ma in area non critica, mentre 20, quindi sale questo dato, si trovano in terapia intensiva. Intel è un'occasione per guardarsi allo specchio, così il Partito Repubblicano di Brindisi, che interviene sull'argomento per fare alcune considerazioni sulle decisioni assunte nel tempo, quelle che di fatto compromettono l'appetibilità del territorio, soprattutto agli occhi degli investitori. Sentiamo. Per il PRI di Brindisi la vicenda Intel è l'occasione per guardarsi allo specchio. Ogni qualvolta si apprende dalla stampa di investimenti industriali qualificati, capaci di generare sviluppo, indotto e occupazione, esordiscono Gabriele Antonino e Vito Birgitta, si assiste al solito piagnisteo sul perché non sia stata scelta Brindisi quale possibile localizzazione. Si passa dall'affermazione che tutto dipende dalla circostanza di avere inserito l'area industriale di Brindisi fra quelle inquinate e quindi da bonificare, all'accusa alle istituzioni regionali o nazionali di trascurare Brindisi e di preferire orientare questi investimenti verso altri territori. Sul primo versante si dimentica che si è colpevolmente scelto di destinare le decine di milioni di euro già stanziate per le bonifiche del sito territoriale al risanamento di micorosa non suscettibile di riutilizzo a fini produttivi, piuttosto che alla restituzione agli usi legittimi dei terreni collocati in zona industriale, e tanto sebbene vi fosse un'ordinanza sindacale del 2001 che faceva obbligo ad Enichem di bonificare quelle aree, come ha definitivamente sancito il Consiglio di Stato in una sentenza che ha fatto proprio il principio del chi inquina paga. Quanto alla presunta disattenzione dei governi regionali e nazionali, fa specie, proseguono Birgitta e Antonino, che ciò possa essere lamentato quando la provincia di Brindisi ha una rappresentanza a quei livelli mai avuta in passato. Ben 6 consiglieri regionali, di cui 5 facenti parte della maggioranza e 5 fra deputati e senatori, tutti appartenenti ora all'area governativa. Prima di parlare di possibili investimenti, che tra l'altro ad oggi sono molto aleatori, visto che Intel ha sì manifestato la volontà di investire in Italia, ma non solo e non per forza in Puglia e quindi di conseguenza a Brindisi, bisogna proprio chiedersi cosa stia facendo il nostro comune da questo punto di vista.
Vorrei ricordare che a suo tempo, 2 anni fa o più ormai, il Consiglio Comunale Brini si approvò un mio ordine del giorno sulle ZES, sull'attrazione degli investimenti e sullo snellimento delle pratiche burocratiche, soprattutto concentrandosi sulla nostra zona industriale e facendo un lavoro di concerto con l'autorità di sistema portuale e con il consorzio ASI. Ebbene, da allora questo ordine del giorno approvato all'unanimità è rimasto chiuso in un cassetto, quindi stupisce me, stupisce il mio partito, il Partito Repubblicano Italiano, il fatto che ci troviamo a piangerci addosso ogni qualvolta un'azienda decide di investire altrove e non a Brindisi. La realtà, e da qui il senso del nostro comunicato stampa di oggi, è che solo riprendendo a fare marketing localizzativo possiamo sperare di essere nuovamente attrattivi nella nostra città. Ovviamente questo non può anche prescindere dallo snellimento delle procedure autorizzative che devono essere sicuramente più rapide per rendere attrattivo il nostro territorio. Tanti i problemi con i quali i residenti della zona Sciaia di Brindisi devono fare i conti da diversi anni oramai, problemi noti all'amministrazione, ma in questo caso il Movimento Riva Destra ha deciso di andare oltre e di scrivere al prefetto Carolina Bellantoni. Una lettera inviata dal movimento politico Riva Destra di Brindisi al prefetto Carolina Bellantoni per evidenziare alcuni problemi che si riscontrano in una zona particolare della città di Brindisi, densamente popolata, quale zona Sciaia, in particolare via Mater Domini. Al telefono abbiamo raggiunto Massimiliano De Noia di Riva Destra per avere maggiori chiarimenti. I problemi relativi alle zone sono diversi e variegati. Ci siamo concentrati su quelli che principalmente impattano sull'incolumità e la sicurezza dei cittadini, residenti e non, vale a dire la sicurezza stradale, visto che la via principale viene utilizzata come percorso da Gran Premio, da auto e moto. Di recente c'è stato anche un incidente 2 giorni fa. La qualità dell'aria, visto che la zona si presta tra i venti e cioè, a causa dei venti e del flusso automobilistico ha una qualità dell'aria abbastanza scadente che merita di essere monitorata più assiduamente e soprattutto quello che è il presidio di pronto soccorso recentemente spostato dall'amministrazione cittadina che ritarda ogni intervento di pronto intervento anche su situazioni salvavita. In realtà, prima di rivolgersi al prefetto Carolina Bellantoni, il movimento Riva Destra aveva provato in qualche maniera a sensibilizzare il Consiglio Comunale su queste problematiche. Sì, abbiamo preso il testimone da quelle che sono state le varie iniziative di cittadini residenti a cui io ne faccio anche parte, incontri con l'amministrazione comunale per sollecitare i vari interventi e soprattutto, non ultimo, la richiesta fatta al Consiglio Comunale di un maggiore interesse per la sicurezza stradale del 29 di aprile. Richiesta votata quasi all'unanimità dal Consiglio Comunale che però non ha avuto alcun seguito e questa è stata la scintilla che ha fatto brillare la volontà di scrivere direttamente al prefetto. Quella dell'attraversamento pedonale, della viabilità e comunque della possibilità di utilizzare anche a piedi i marciapiedi è diventato un vero e proprio pericolo, proprio per l'utilizzo assiduo e maggiormente utilizzato da parte di automobilisti e soprattutto motociclisti, e la scarsa manutenzione di quelli che sono i marciapiedi cittadini dove poter camminare e anche e soprattutto attraversare la strada, vista anche la scarsa visibilità in alcune zone. Quindi diventa anche un pericolo per chi passeggia con carrozzine o chi magari ha diversamente non ha possibilità di camminare correttamente e dove utilizzare altri strumenti diventa rischioso o pericoloso per la propria incolumità. La cronaca, 13 persone sono state denunciate dai carabinieri forestali in 2 mesi. Brindisi e Francavilla Fontana sono le zone interessate. 4 denunce, fra cui un minorenne, per porto abusivo di fucili da caccia, sequestrati inoltre armi e munizioni. E massima l'allerta da parte dei militari. Numeri assai elevati, infatti, di illeciti penali accertati dai forestali nella sola fase iniziale della stagione venatoria in provincia di Brindisi, senza contare le violazioni amministrative, dalla mancata raccolta
trovata sul terreno delle cartucce esplose alle distanze da case e strade ovviamente non rispettate. Ebbene, in meno di 2 mesi i forestali hanno denunciato già 13 persone, per cui l'allerta al bracconaggio e in genere alla caccia illegale resta altissima. L'arma dei carabinieri con la sua organizzazione forestale è la principale forza di contrasto a questo fenomeno sul territorio e quello messapico evidentemente richiede ancora notevole impegno. Gli ultimi episodi in ordine di tempo risalgono all'ultimo fine settimana, quando i forestali della stazione di Brindisi hanno intercettato in località Fiume Piccolo, nei pressi del parco regionale delle Saline di Punta della Contessa, 2 uomini. È emerso infatti che la persona che imbracciava il fucile era priva della licenza di porto dell'arma di proprietà del compagno di battuta. Per questo i militari hanno sequestrato l'arma e le munizioni e hanno denunciato un 45enne e un 50enne alla Procura della Repubblica di Brindisi per i reati in concorso di porto abusivo di arma da fuoco ed omessa custodia della stessa. Ancora un episodio analogo è capitato subito dopo ai forestali della stazione di Ceglie Messapica in perlustrazione nelle campagne fra Francavilla Fontana e Villa Castelli. Dopo aver udito degli spari hanno raggiunto 2 persone intente a cacciare. Chi imbracciava il fucile era un minore di 16 anni accompagnato dal padre 41enne titolare dell'arma. Per entrambi dunque è scattata la denuncia. Fonti rinnovabili, 400 sono le domande bloccate in Puglia, le sollecitazioni del consigliere regionale Fabiano Amati. Dopo un fine settimana incentrato totalmente sull'emergenza climatica, cioè sul punto centrale delle politiche green, spero sia arrivato il momento di accogliere il grido dei giovani e porre fine al bla 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 di Puglia sulle fonti di energia rinnovabili, con 400 pratiche bloccate per il fotovoltaico, l'eolico e le biomasse e la nuova ostilità sui parchi eolici offshore. E se serve, come credo, dobbiamo rapidamente modificare le norme del PPTR. Così il presidente della Commissione regionale bilancio e programmazione, Fabiano Amati. I giovani dicono ai grandi della terra che fanno soltanto bla 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 sui cambiamenti climatici. E io mi chiedo, ma è così? Guardate, se prendiamo dalla Puglia l'argomento ci accorgiamo che è proprio così. Perché, faccio un esempio, noi abbiamo in Puglia 400 pratiche ferme per eolico, fotovoltaico e biomasse per un ammontare di circa 15 miliardi di watt ferme, bloccate, e che nessuno si decide a prenderle in esame ed eventualmente autorizzarle. Ora, questo sarebbe un grande contributo sulla strada della decarbonizzazione. E quindi il problema è che nei fine settimana si parla continuamente di clima e di contenimento dell'anidride carbonica e poi invece nella realtà non si fa nulla, cioè nei giorni feriali tutto resta com'è. E fino a qualche tempo fa c'era l'avversità, il no nei confronti degli impianti di rinnovabili a terra. E si indicava l'alternativa degli impianti eolici offshore, cioè al largo delle coste. Non appena sono stati proposti 2 interventi di eolico offshore, ecco che già si stanno sollevando alcuni contrasti, alcune obiezioni, perché in realtà poi alla fine tutto il problema non è certamente il fatto ambientale, ma è un fatto politico per dire no a tutto, e nel frattempo ovviamente l'anidride carbonica fa i fatti suoi. E quindi devo dire sinceramente, diamoci da fare, accogliamo il grido dei giovani, perché altrimenti non riusciremo a raggiungere l'obiettivo di decarbonizzazione, considerando che il bla 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 nelle pubbliche amministrazioni non è uno strumento tecnologico per catturare l'anidride carbonica. Ancora cronaca, i carabinieri della compagnia di Fasano hanno denunciato a piede libero un 64enne del posto per rifiuto dell'accertamento per la guida in stato di ebbrezza.
I militari ieri sera sono intervenuti in un bar del luogo in quanto era stata segnalata una persona ubriaca che infastidiva la clientela. Giunti sul posto hanno fermato il 64enne uscito poco prima dall'esercizio pubblico alla guida della sua autovettura in evidente stato di ebbrezza alcolica. L'uomo ha rifiutato di sottoporsi all'accertamento mediante l'alcol test. Nello stesso contesto all'uomo sono state altresì contestate la guida senza patente perché alla guida del veicolo, pur essendo sprovvisto di patente di guida, poiché mai conseguita, ed un'altra sanzione perché in realtà è stato colto in stato di manifesta ubriachezza in luogo pubblico. Grazie alla fiction Una famiglia per bene, le bellezze di Ostuni e Fasano tornano ad essere protagoniste del piccolo schermo. Prima puntata domani su Canale 5 in prima serata. La provincia di Brindisi con i suggestivi vicoli di Ostuni e Fasano torna ad essere protagonista del piccolo schermo. Mercoledì 3 novembre infatti su Canale 5 andrà in onda la prima delle quattro puntate della fiction Storia di una famiglia per bene, diretta da Stefano Reali con protagonisti Giuseppe Zeno e Simona Cavallari. Tratto dall'omonimo romanzo della scrittrice barese Rosa Ventrella, edito da New Compton, la storia è ambientata nei vicoli della zona vecchia di Bari tra il 1985 e il 1992 e vede al centro due giovani il cui amore è ostacolato dalle rispettive famiglie. Un sentimento raccontato attraverso gli anni e i personaggi che ruotano intorno alla famiglia. La storia è ambientata principalmente a Bari, ma riprese sono state realizzate anche nelle città di Ostuni, Fasano, Monopoli, Polignano a Mare e Conversano. La fiction è stata girata dal 22 marzo al 26 giugno del 2021 per 14 settimane. Storia di una famiglia per bene è prodotta da 11 marzo Film con il contributo Apulia Film Fund di Apulia Film Commission e Regione Puglia. Per la realizzazione della serie sono state impegnate 45 unità lavorative pugliesi fra cast artistico e troupe. Acciaieme Sapica al via la settimana della poesia che è già partita ieri, un'iniziativa ideata e curata dall'amministrazione comunale assessorato alla cultura per destagionalizzare le iniziative e potenziare e qualificare ulteriormente l'offerta culturale per i cittadini e per i turisti, come dichiara l'assessore alla cultura Antonello La Veneziana a nome anche del sindaco Angelo Palmisano. Serate dunque dedicate ai poeti Damiano Leo, Vincenzo Gasparro, Clara Ciciriello ed Angelo Cassese, mostre e proiezioni stabili a cura degli istituti scolastici della città, poesia dorsale, laboratori per bambini, ancora guerriglia poetica tra il Castello Ducale e il Museo MAC, storie della buonanotte e poesie in piazza declamate liberamente, un omaggio ai poeti Rita Santoro, Mastantuono e Pietro Gatti. Un programma, conclude ancora l'assessore, per tutti i gusti, costruito grazie alla collaborazione e alla partecipazione delle scuole, delle associazioni locali e del sistema Gusto d'Arte, preludio di una rete culturale stabile per Acciaieme Sapica, città della poesia, dell'arte e della cultura. Per il momento è tutto per quanto riguarda 100 Notizie Brindisi, restate con noi perché fra pochissimo c'è 100 Notizie Il Fatto, parleremo dei lavori del Consiglio Comunale di Franca Villa Fontana in programma il 4 novembre e lo faremo con il Presidente del Consiglio Comunale, Domenico Attanasi. Ha curato la parte tecnica di questa edizione della telegiornale Dario Spagnolo, grazie per la cortese attenzione, arrivederci.